Gentili telespettatori, buonasera. È venerdì e naturalmente c'è Polifemo. La puntata di Natale, la puntata del primo dell'anno, chiaramente sono state trasmissioni in cui abbiamo voluto tenere bassi i toni, abbiamo voluto parlare di cose belle, del Natale, dei presepi, come era giusto che fosse, perché poi i problemi ci sono, sono tanti e riemergono, non sono certo le festività del Santo Natale ad eliminarli, però insomma ci vuole anche un po' di intelligenza, di buon gusto in questi giorni, nei giorni di festa, di saper parlare di cose allegre, non pesanti. E quindi abbiamo voluto goderci il Santo Natale e il Capodanno in santa pace con i nostri familiari, gustandoci, per così dire, la creatività e la ricchezza spirituale del Natale. Abbiamo visto i presepi e quant'altro. Torniamo subito in medias res e questa sera parleremo innanzitutto di occupazione. Occupazione intesa non solo come crisi occupazionale, ma intesa come rapporti di lavoro, come il rapporto di lavoro è vissuto all'interno di determinate realtà aziendali. Penso a teleperformance. Situazioni particolari, davvero incresciose, quelle che vi racconteremo. Quindi prego veramente di spalancare i padiglioni auricolari, perché quello che è accaduto all'amico che ora vi ripresento, perché è oramai un volto noto, mi riferisco a Domenico Portulano, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB per quel che riguarda il settore telecomunicazioni, era dipendente di Teleperformance prima del licenziamento, stranissimo, misterioso, a mio modo di vedere assurdo, verificatosi il 28 dicembre. E poi abbiamo un altro rappresentante dell'USB, l'RSU Francesco Marchese, anche lui ospite, oramai sono dei decani di questa trasmissione. Dicevo, ci sono situazioni in cui veramente uno si domanda: ma oggi esiste ancora lo statuto dei lavoratori? Esiste la libertà di parola? Esiste la libertà di pensiero? Esiste il rispetto della privacy? Quando si verificano questi episodi che ora Domenico Portulano ci racconterà, tanti dubbi emergono, anzi, più che dubbi emergono amare certezze. Domenico Portulano, raccontiamo, diamoci del tu, raccontiamo la tua storia, cerchiamo di capire cosa è accaduto il 28 dicembre. Passa Natale, passa Santo Stefano, si avvicina l'anno nuovo ed ecco la sorpresa, un licenziamento tra capo e collo. Ecco, raccontaci un po' proprio l'iter. Cosa è successo? Tu stavi in santa pace, sei andato a lavorare, come mi hai detto eri stato sottoposto a delle visite mediche di routine e poi è accaduto quello che non doveva accadere. Allora, in questa faccenda diciamo che si potrebbe incominciare da mille punti differenti e ognuno di noi si potrebbe fare una idea differente, tant'è che in questi giorni, a parte tutte le attestati di solidarietà che sto avendo da colleghi della mia azienda, ma anche colleghi da altre parti d'Italia, dalle sedi nazionali, da Roma, da Bari, che mi chiedono che cosa sia accaduto, ma come è potuto accadere, io in realtà identifico tutto dicendo una frase. Se mi chiedete le motivazioni, un giudice direbbe: il fatto non sussiste. Cioè, in realtà le motivazioni addotte dall'azienda faccio difficoltà anche a raccontarle. In sintesi, mi sottopongo alla visita medica periodica, che la legge dice che deve essere preventivata, messa in calendario. Vengo chiamato all'improvviso a fare questa visita medica, vengo accolto nella infermeria, chiedo dopo una serie di vicissitudini alla persona che ho di fronte se viene rispettata
la privacy, cioè tutte le normative a tutela, le garanzie a tutela per della rispetto privacy. Della privacy, visto che si parlava della mia salute e di informazioni che bisogna trattare sempre con molta cautela, al che solo questa mia richiesta, non la pretesa, la richiesta di sapere se veniva rispettata la legge sulla privacy, innesca tutto un procedimento che alla fine si concretizza con il mio licenziamento in tronco. Allora guardate che qui la cosa... Cioè, in pratica, Portulano, io voglio cercare di capire, perché da quello che mi stai dicendo veramente spuntano i capelli a chi ne ha pochi come me. Cioè, una persona dice, io pretendo che le cartelle mediche siano coperte da privacy, cioè che mentre stiamo parlando io non devo scoprire che quello di fronte ha avuto la bronchite o la polmonite o è sieropositivo, tanto per dirne una. Tu giustamente chiedi il rispetto e questo cos'è, una lesa maestà? Pare che nelle multinazionali ormai sia passato un paradosso, cioè le multinazionali godono dell'extraterritorialità, cioè sono degli ambiti in cui la legge... Legibus soluti, cioè sono sciolti da ogni vincolo di legge. Territorio extranazionale, cioè il chiedere se una normativa viene rispettata solo per il fatto di aver posto il problema si è già in lesa maestà. Pare che le multinazionali sul nostro territorio godino di extraterritorialità, come gli ambasciatori stranieri. Cioè non rispondono, o perlomeno può darsi anche che rispondono, io non sto dicendo che Teleperformance non rispetta la normativa. Però ci sono stati dei casi che sembrano... Io chiedo, viene rispettata la mia privacy, l'azienda non mi risponde dicendo sì, viene rispettata secondo noi, oppure stiamo migliorando, oppure quello che ci chiedi non sei legittimato a chiederlo. No, mi licenzia in tronco. Cioè io in un'azienda non ho la possibilità di esercitare quello che per Costituzione italiana... Portulano, voglio capire, no? La motivazione che ha determinato il licenziamento, da quello che ci siamo detti prima della trasmissione, perché ho cercato di ricostruire, sarebbe venuto meno il rapporto fiduciario. Allora, la legge dice... E io mando via una persona perché io dico, scusa, io desidero che le normative sulla privacy siano rispettate, io ti mando via. Allora, la legge dice che per interrompere un rapporto di lavoro deve venire a mancare quello che è il rapporto fiduciario tra azienda e dipendente. Ma questo è la parte conseguente a un antefatto che si viene a determinare prima. Cioè, io non mi fido più del mio dipendente, se il mio dipendente mi ruba le soldi dalla cassa, se mentre stiamo discutendo prendo un PC e lo tiro in testa al mio superiore... O se tradisco il rapporto fiduciario mentre sto telefonando offendo il cliente, uso parolacce o creo comunque un danno all'azienda, o se utilizzo il telefono della mia azienda per telefonare alla mia fidanzata o a mia moglie, diciamo. Certamente, ma se io chiedo il rispetto, se viene applicata la normativa vigente, l'azienda dovrebbe essere contenta di questo, cioè di dire abbiamo in azienda delle persone che conoscono la normativa, che vogliono il miglioramento di tutto l'ambito lavorativo e quindi mi chiedono, mi fanno notare se la legge è rispettata. Ma si badi bene, dottor Abbate. No, ci dobbiamo dare del tu, Luigi. Allora, Luigi, ascolta. Se no mi sento discriminato io. Il problema non è che io lo chiedo per me, perché questo è anche un'altra... Io l'ho chiesto per me e per tutti i miei colleghi. Cioè io non ho chiesto il rispetto della mia privacy, ho chiesto se veniva rispettata la mia privacy e quella dei miei colleghi. Ecco, però sicuramente secondo me questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso che sicuramente c'erano dei rapporti tesi, perché tu sei una persona che sui diritti non transige e quindi chiaramente questo ruolo scomodo ovviamente prima o poi te lo fanno pagare. Non lo dire a me.
dopo quello che mi hanno allora, fatto. Allora Luigi, ti dico francamente che io lavoro in quell'azienda da quasi 10 anni, mi hanno rinnovato il contratto almeno 6-7 volte prima dell'assunzione definitiva, non ho mai avuto in 8 anni alcuna lettera di contestazione. Guarda caso, la prima contestazione mi arriva qualche mese dopo aver costituito l'unione sindacale di base all'interno dell'azienda. Guarda caso. Allora, io faccio entrare in quell'azienda un nuovo sindacato, un sindacato che è abituato a non piegarsi a ciò che chiede l'azienda, ma che chiede conto di quello che le aziende vogliono, e improvvisamente divento il nemico numero uno. Divento il nemico numero uno, per cui si prende un pretesto che può essere quello, ma secondo me poteva essere okay. Qualsiasi altro. Poi ci racconterai un altro fatto, lo diremo fra un po', vi vogliamo tenere in suspense, perché lui si presenta in azienda per andare a lavorare e si scopre che era già stato licenziato, ma ancora non gli era arrivata la raccomandata di licenziamento. Certo. In genere, signori di Teleperformance, quando c'è tutta questa fretta, al paese mio si manda il telegramma. Lui arriva lì, poi ce lo racconta e dice: alto là, tu non fai più parte dei nostri. Che fregatura, che stranezza. E allora, un altro rappresentante dell'USB, RSU, Francesco Marchese. Ci si avvicina al rinnovo, no? Alle elezioni in cui verranno elette le nuove rappresentanze sindacali, e però c'è questo clima. Ora, chiaramente uno magari non viene colpito in prima persona e dà una sensazione diversa, ma chi fa sindacato come te, beh, chiaramente uno poi dice: ma qui devi stare attento perché dici A e poi ti mettono in bocca tutto l'alfabeto. Ma infatti il punto è questo, che il 2015 si è chiuso, diciamo, nel solco, nel segno con cui era cominciato, e cioè con una politica costante portata avanti dall'azienda di intimidazione, di ricatto nei confronti dei lavoratori. Anzi, diciamo che nel 2015 c'è stata un'escalation di questo clima, perché contiamo centinaia di provvedimenti disciplinari, contiamo decine di licenziamenti comminati durante l'anno 2015, e appunto il 28 dicembre di quest'anno l'anno si chiude con l'ennesimo licenziamento. L'ennesimo licenziamento, dal nostro punto di vista, completamente infondato, illegittimo, legato all'attività e al ruolo di dirigente sindacale di Domenico Bortulano, ma quantomeno, se non tutto questo, che può essere solo la nostra impressione, quantomeno spropositato, sproporzionato rispetto agli accadimenti, quantomeno. E questo agli occhi di tutti, evidentemente. Perché lo scopo è appunto questo, lo scopo è creare un clima di intimidazione, un clima di ricatto, che è quello che sta portando avanti l'azienda. Con uno scatto in più con il quale si chiude l'anno. Qual è lo scatto in più? Di aver colpito direttamente non una organizzazione sindacale, di aver colpito direttamente il movimento sindacale. Questo è il punto. Questa però potrebbe sortire la cosa un effetto boomerang, perché sapendo come siete voi, belli duri, poi veramente ci si fa male da soli, mi riferisco all'azienda ovviamente. No, no, ma infatti la nostra reazione sarà intransigente e dura su tutti i piani, sul piano tolleranza sindacale, zero, sul piano giuridico legale, sul piano della mobilitazione. Noi metteremo in campo tutti gli strumenti che abbiamo come organizzazione sindacale, come USB, ma il punto, ripeto, è quest'altro, che qui si colpisce il movimento sindacale a tutto tondo, e infatti noi facciamo appello a tutte le altre organizzazioni sindacali di fronte a questo, perché è qui lo scatto che dà l'azienda. Non paga di aver, non contenta di aver creato, non soddisfatta per meglio dire, di aver creato questo clima di intimidazione che, come dire, sta sulle teste di tutti i lavoratori come una cappa, adesso fa uno scatto in più, un passo in più, crea l'intimidazione nei confronti del movimento sindacale, dei rappresentanti dei lavoratori. Questo è il punto. Il punto è:
sentirsi così sicura di sé da poter fare un passo anche contro il movimento sindacale, pensando che questo in senso completo, ma questo forse, Marchese, rientra in quella extraterritorialità tra virgolette di cui parlava Portulano, cioè ci si sente legibus soluti e si dice qui possiamo fare quello che vogliamo. Sì, possiamo dare questa grazie lettura. A Dio io fiducia, credo nella magistratura. Ora poi parleremo anche dei passi legali, suppongo che Domenico Portulano agirà ex articolo 700 con la procedura di urgenza, poi io al posto tuo, Domenico, mi divertirei anche un po' con il risarcimento dei danni, perché poi quando si colpisce alla tasca fa ancora più male. No, sicuramente noi possiamo dare questa lettura, questa della, come dire, della extraterritorialità, ne possiamo dare un'altra, cioè della, come dire, totale arroganza, della sensazione di strapotere che vivono le aziende, cioè nella relazione con i lavoratori, con le rappresentanze sindacali. È chiaro che noi siamo in una fase storica di risacca, di reflusso da questo punto di vista. Okay. Perdiamo pezzi, abbiamo perso posizioni rispetto all'avanzata degli anni scorsi. E questo è il segnale, ma un pezzo del problema forse è dato anche dalla debolezza con cui le organizzazioni dei lavoratori nel corso degli anni hanno, come dire, tentato di arginare questa offensiva del mondo padronale, no? Del mondo aziendale, dell'imprenditoria, e oggi se ne pagano le conseguenze. Ripeto, penso che questo sia un problema, sono convinto che questo sia visto come un problema da tutto il mondo sindacale. Ok. Domenico Portulano, dicevamo prima la storia, tutti presenti, che giorno? Io mi presento il antefatto. Qualche giorno prima di Natale ricevo a casa una telefonata da un'amica che mi dice: Domenico, che cosa è successo? Dico: niente, sono in ferie la settimana di Natale. Dice: no, perché qui circola la voce che sei stato licenziato. Dico: guarda, sinceramente io sono a casa, sono in ferie, ritornerò al lavoro lunedì, allo stato attuale nulla è accaduto, ma tra l'altro non ritengo di aver fatto... Scusami, la questione della visita medica quando è il primo dicembre. Il primo dicembre. E non mi pare di aver fatto nulla da meritare un provvedimento di questo tipo, quindi saranno voci fantasiose che circolano in azienda, come tante voci che circolano, quindi non le ho neanche dato peso. Tant'è che il lunedì 28, nel perfetto rispetto del mio orario di lavoro, mi reco presso i tornelli della mia azienda e stranamente il mio badge non è abilitato, non mi fa passare. A quel punto mi rivolgo alle guardie giurate che sono lì davanti all'ingresso, anche loro non informate, mi dicono: sarà un problema di badge, lo sostituiamo. Entri, mi sostituiscono il badge, entro tranquillamente, prendo posto, inserisco le mie credenziali per procedere col mio lavoro. Le mie credenziali non vanno, mi rivolgo al mio diretto superiore che mi dice: Domenico, ci saranno dei problemi con le credenziali, le resettiamo, perché è un problema che da noi può... Dice: nel frattempo stai qui, stai in campana, che ti avvisiamo appena arrivano le credenziali nuove. Dopo all'incirca una mezz'oretta vengo avvicinato con il mio responsabile di campagna, che mi dice: Domenico, ti devo invitare ad allontanarti dalla sala operativa. Gli chiedo il perché, mi dice soltanto: no, stanno arrivando i vigilanti, seguili. Vengo scortato dai vigilanti a cui chiedo informazioni, mi dicono: senti, noi non ti possiamo dare alcuna informazione, devi andare al di là dei tornelli. Prendo la mia roba, supero i tornelli, aspetto un po' lì, mi vengono date delle informazioni così approssimative e vengo invitato ad allontanarmi. Mi allontano, tre giorni dopo ricevo a casa la raccomandata con la bella novella. Sono stato licenziato in tronco. Torno a ripetere. Senza preavviso. Ecco, torno a ripetere. Ma a questo punto un telegramma poteva costare poco, no?
non solo il telegramma la spending poteva, review comportava non anche solo il telegramma poteva, ma non si tratta, a prescindere dal telegramma, in questa azienda purtroppo mi pare, parere personale, che si è persa la sensibilità umana, cioè si è talmente considerati dei numeri, o io come direi, i polli in batteria. Dei polli in batteria che devono fare le uova e stop e basta, si va verso la spersonalizzazione. Siccome io ci tengo tantissimo alla mia personalità, certo, e non accetto nessuna spersonalizzazione di alcun tipo nelle sedi opportune, si discuterà di tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi, del perché è accaduto, e qualcuno mi dovrà dare conto di quello che, di si, quello è che si è verificato. Questa è la strafottenza di cui si parlava prima, questo è proprio il clima, cioè nel senso è da queste cose che possono apparire dei dettagli che si capisce invece come questa azienda, appartenente ad un gruppo multinazionale, ma molte altre aziende, direi quasi tutte, ormai vivono in questa totale condizione di superiorità, di strafottenza, di arroganza, convinte di aver vinto la guerra della sudditanza dei loro dipendenti. Questo è quello che accade. È paradossale che un lavoratore venga prima fatto entrare perché non si informa la vigilanza del suo licenziamento, poi ci si renda conto a distanza di mezz'ora dall'inizio del suo orario di lavoro che questo lavoratore non aveva titolo in quanto licenziato senza che lui la sapesse a lavorare. Si cerca un responsabile di una campagna, della sua campagna dove lui era addetto, gli dà una mezza informazione. Si cerca di capire se c'è qualcuno del reparto risorse umane alla data del 28 dicembre che non sia in ferie e sia in grado di fornire un'informazione. Solo a distanza di circa un'ora dal suo allontanamento gli si dà comunicazione di un avvenuto licenziamento combinato tramite raccomandata da lui ancora non ricevuta. Questo è il contesto. Ecco, Francesco, le altre forze sindacali cosa hanno detto? Perché poi alla fine, no, tutti sotto il cielo state. Per cui se uno dice oggi è capitato all'USB, ma se domani mattina, dubito, qualche altra sigla sindacale volesse alzare un po' la cresta, ecco che la testa verrebbe tagliata. Cioè, avete avuto delle, almeno formalmente, degli attestati di noi abbiamo di ad solidarietà. Oggi registrato la solidarietà di tutte le organizzazioni sindacali, abbiamo registrato questa solidarietà che è una solidarietà certamente dovuta e allo stato attuale formale. Io ritengo che però, diciamo, passati questi primi giorni dopo i fatti, tutte le organizzazioni sindacali si stiano probabilmente rendendo conto della gravità e di quanto questa operazione sia un segnale negativo, abbia una ripercussione estremamente negativa sul movimento sindacale, sull'intero mondo sindacale. E quindi alla luce di questo noi confidiamo nel fatto che le organizzazioni sindacali poi riescano tutte, noi comprese, insieme agli altri, a ragionare di quali iniziative intraprendere per cercare di rimettere, diciamo, riassestare, ripristinare gli equilibri. La legalità, la democrazia, lo statuto dei lavoratori oramai, anche grazie a Renzi, è diventato un optional. Però a me piacerebbe, no, che quando si parla, quando i nostri parlamentari parlano di Jobs Act, di questo e di quest'altro, e qui altro che Jobs Act, qui significa che siamo proprio al medioevo dei diritti. Ma queste sono le conseguenze. Se un'azienda ritiene di poter sostituire il sottoscritto che, essendo stato assunto 8 anni fa con determinate regole, può essere con un pretesto X allontanato e poi sostituito con un nuovo lavoratore con cui l'azienda riceve degli incentivi per averlo preso, è libero di mandarlo a casa a stretto giro di posta, questa volta legalmente perché non più tutelato dall'articolo 18. Queste sono le conseguenze. Ecco, che passi intendi fare? Ho accennato alla procedura d'urgenza. Allora,
Ti vedo però sereno, grazie. No, al io Cino. Sono molto sereno perché ritengo che viviamo fortunatamente ancora in uno stato di diritto. Noi fortunatamente viviamo in Italia, fortunatamente siamo sottoposti alle leggi italiane. Le multinazionali, comprese la nostra. Beh, quelle di Renzi non è una sono una fortuna. Le multinazionali ritengono di godere di questa extraterritorialità, tant'è vero che quello che ci insegnano tutti i giorni è che ci sono le stesse regole da rispettare in tutti gli stabilimenti del gruppo, sia esse in Italia, in Albania, in Messico. Però noi quello che vogliamo dimostrare è che non si può trattare un cittadino italiano con le stesse regole con cui si tratta un cittadino del Bangladesh, ma perché veniamo da culture nettamente diverse, siamo sottoposti a regole diverse. Allora noi siamo sottoposti alla legge italiana, quindi io insieme al sindacato a cui appartengo attiveremo tutte quelle procedure legali che il nostro ordinamento mette a disposizione. Non solo io, perché ovviamente la mia peculiarità, la mia situazione è già stata presa in carico dagli organi regionali, è già stata presa in carico degli organi nazionali a Roma, stanno già partendo una serie di procedure che formalmente il mio licenziamento mi è stato comunicato il 30. Sappiamo che poi c'è stato il primo dell'anno, il 2 era sabato, il 3 domenica, diciamo che oggi è il primo giorno utile, ma da oggi alle prossime settimane accadrà molto, molte cose si vedranno e anche rispetto agli altri ci aspettiamo che alcune cose accadano. Ovviamente io non posso sbilanciarmi adesso su una serie di iniziative perché so che farei molto piacere a Luigi Abbate come scoop, però, vabbè, però noi dobbiamo aspettare. Una cosa posso garantirvi, come ho sempre fatto nella mia vita e ho pagato, e sapete tutti la mia storia, ma siamo liberi, questa è una mia creatura, sì. Al di là di qualcuno che ha voluto farmi fuori, ma mi fermo qui perché dovrei dire tanto altro. E poi ci sarà anche la politica che manderà a casa questo qualcuno. E dicevamo, Portulano, io sarò al vostro fianco come organo di informazione, perché qualunque tipo di iniziativa è giusto supportarla, perché si tratta di difendere noi stessi, di difendere quel poco di democrazia che ancora resta in Italia, e a questo poco che ci rimane dobbiamo veramente aggrapparci con le unghie e con i denti. Parliamo di elezioni, sono vicinissime, il rinnovo delle RSU, certamente questo episodio farà capire anche tante cose e forse chissà, nel male, perché tu hai pagato in prima persona, ma io secondo me questo sarà a tutto vantaggio dell'USB, perché a un certo punto uno dice guarda, no? Ecco, quando poi il popolo si schiera con quello che con la parte debole, tra virgolette, no? La parte lesa. La parte lesa, no, intendevo debole nel senso del rapporto di forza, non come per carità, non intendo appunto come lo spirito della legge molte volte tende, no, anche in alcuni casi a come dire a propendere, no, per il soggetto debole, quello che può essere soggetto a sottomissione. Ma il lavoratore per legge è soggetto debole, è proprio per questo, e quindi in questo senso dicevo sicuramente vedendo quello che è accaduto si dirà queste sono persone serie, sono persone che pagano sulla propria pelle, e quindi la nostra solidarietà si sostanzia nel dare loro fiducia, nel dare loro il voto. Ma noi siamo fiduciosi, indubbiamente, e non per utilizzare questo argomento. No, anche perché non è che l'avete voluto voi, cioè, anzi, nessuno vuole essere licenziato alla vigilia del nuovo anno. Certamente, ma noi siamo fiduciosi per tutte le iniziative che abbiamo messo in campo in questi mesi, dalla nostra Costituzione in azienda in avanti. Siamo fiduciosi perché siamo lavoratori tra i lavoratori, intanto,
E quindi ci rendiamo conto, sentiamo che i lavoratori ci riconoscono in primo luogo come colleghi, come compagni di lavoro, gente con la quale possono parlare durante lo svolgimento dell'attività lavorativa perché ci vedono al loro fianco, e questo non possono dirlo tutti i sindacalisti, onestamente. Questa, diciamo, è una nostra caratteristica, quella di essere lavoratori tra i lavoratori, e non tutti possono vantarsi di questo, diciamo, titolo. Quindi abbiamo la possibilità di parlare quotidianamente durante lo svolgimento della nostra attività con tutti i lavoratori, con tutti i nostri colleghi, e ci rendiamo conto giorno dopo giorno che qualcosa cambia soprattutto nel modo di pensare, in parte anche grazie all'attività, all'iniziativa di informazione che svolgiamo da mesi, che è una novità all'interno di Teleperformance. Quello che è mancato innanzitutto in questi anni è stato una informazione libera e, diciamo, trasparente rispetto alle relazioni sindacali, ciò che avveniva tra il sindacato, i rappresentanti dei lavoratori e l'azienda. Diciamo che il nostro ingresso in azienda, la costituzione dell'USB, ha rotto, diciamo, un meccanismo di una certa complicità, una certa cappa che esisteva, e questo i lavoratori penso ce lo riconoscono e ce lo riconosceranno. Probabilmente vedono anche la nostra iniziativa come un esempio, come la possibilità di rialzare la testa, passare da questo clima di ricatto a un clima di riscatto, cioè ricominciare a creare le condizioni per riprenderci ciò che ci appartiene, ci è stato tolto nel corso di questi anni. Siamo fiduciosi, vediamo un certo cambiamento. Certo, è importante, fondamentale anzi, ottenere dei risultati rispetto a tutte le iniziative che abbiamo messo in campo. Anche su questo siamo fiduciosi su quello che faremo rispetto all'iniziativa di Domenico, rispetto all'iniziativa di altri lavoratori licenziati nei mesi scorsi e per i quali ci siamo attivati in tutte le sedi, anche, soprattutto nella sede legale, per ottenere la reintegra di questi lavoratori. Ok, siamo quasi alla conclusione della nostra chiacchierata. Domenico Portulano, dobbiamo dircelo, in tanti momenti, no? Però siccome siamo di carne e ossa, sicuramente uno dice, ma puoi aver pensato in un momento, no, di rabbia, di sconforto, è capitato anche a me, dire ma a questo punto ma chi me lo fa fare? Chi me l'ha fatta fare? Era meglio fare, sarebbe stato meglio fare il lecchino, e così, è una cosa brutta, ma poi in certi momenti, allora, non è da noi, però anche Gesù Cristo in croce disse Dio mio perché mi hai abbandonato, ed era Gesù Cristo. La debolezza è un dato umano. Allora, Luigi, anche perché ognuno di noi ha una famiglia, degli affetti, e una situazione del genere poi chiaramente si riverbera, no? Anche sugli affetti, sulla famiglia. Soffri tu, ma soffre anche chi ti vuole bene, chi ti sta accanto. Luigi, ci sono delle cose che se un uomo ritiene contro natura non riesce a fare. Cioè il fatto che io debba piegarmi, chinare il capo davanti a un'ingiustizia non è cosa che fa parte del tuo DNA. Non è possibile, ma quello che mi spinge ad andare avanti è il fatto che io ho le capacità per far fronte a questa necessità. Ci sono tantissimi miei colleghi, tantissime ragazze, tantissimi ragazzi che non hanno gli strumenti per lottare, per combattere, che una calamità di questo tipo li riduce in polvere. Io ho la forza, l'energia, le capacità per poter propormi come, sarò presuntuoso, scudo a questo andazzo. Io so di avere le capacità morali, le capacità tecniche, le capacità fisiche per resistere a questo impatto. E io come uomo non posso tirarmi indietro. Io come uomo sento la responsabilità di dover resistere. Non posso, io quello che faccio, quello che voglio fare. Allora, io non dovrei neanche fare questa trasmissione. Mi basterebbe soltanto portare le mie motivazioni in tribunale e aspettare il reintegro. Ma non mi basta, io sto rischiando di dire parole fuori posto e poi essere attaccato, certo,
però devo espormi perché devo difendere centinaia di persone che stanno lì dentro e che non possono essere trattate come animali. Questo è tutto. Comprendo, comprendo e ti sono vicino. Possiamo andiamo alla alle conclusioni. Ma sì, io diciamo, noi rilanciamo anzi su questo, perché se noi facciamo l'attività sindacale da anni e lo facciamo con questo impegno, con questo spirito conflittuale, anche di sacrificio, no? Certamente il sacrificio personale del tempo libero, diciamo della vita privata, di tutto, ma soprattutto con questo spirito conflittuale nei confronti dell'azienda che ci espone a dei rischi, e certamente per l'incapacità intanto personale di soccombere al senso di giustizia, ma noi rilanciamo dicendo che noi questa attitudine vorremmo esportarla a tutti i lavoratori, cioè noi crediamo nel valore dell'esempio. Se facciamo delle cose esponendoci, rischiando, è un po' come chi si sente l'avanguardia di qualcosa, di un movimento che deve crescere. Non ha senso che si continui solo noi a provare questa ingiustizia. Per noi ha un senso la prospettiva che questo senso di giustizia venga poi provato dai lavoratori e che quindi il movimento sindacale torni a essere il movimento dei lavoratori, in grado di difendersi, in grado di avere la capacità di capire cosa succede e di difendersi e di attivare tutti gli strumenti per farlo. Questo è il nostro scopo. Perfetto. Fondamentale. Bene, siamo in conclusione. Che dire, Domenico? Io ti stringo forte la mano. Grazie. E ci sono passato anch'io. Però poi è più bello quando c'è un'espressione latina molto forte, fortitudine fortio, più forte della fortezza, della forza, non c'è proprio la più forte della forza, è una cosa importante. Bene, e allora ci congediamo qui. Le porte di Polifemo sono e saranno sempre aperte. Qui troverete la libertà di espressione, quella libertà che in altre parti non sempre è tutelata, perché sai, mettersi contro certi poteri forti. Noi abbiamo la pubblicità pulita, noi abbiamo, si fatica per racimolare la 100 euro di pubblicità, ma sono soldi puliti, non ci interessano le multinazionali, non ci interessano i colossi industriali. Ci interessa l'uomo che si sveglia la mattina, che dà un bacio a moglie e figli e va a guadagnarsi il pane. Questo è la nostra mission. Bene, ora ce ne andiamo in pubblicità, poi seconda parte di Polifemo, non cambiate canale, pubblicità. Seconda parte di Polifemo dedicata alla premiazione della 50ª Rassegna Internazionale di Pittura Città di Mottola, un evento storico per la collettività motolese, per la provincia ionica, per la regione Puglia, per l'intero Mezzogiorno d'Italia. E non è un'enfasi, quella con cui voglio sottolineare l'importanza di questa mostra, ma questa è l'unica mostra, la mostra unica è una mostra unica nel suo genere nel Mezzogiorno d'Italia. E siamo con Giovanni Rogante. Oggi è il giorno finale, il clou, tanti ricordi, tante emozioni, tante sensazioni. Giovanni Rogante ha fatto partire la mostra sin dall'inizio. Dovremmo andare a ritroso di 50 anni per ricordare quel primo giorno. Non dico altro, Giovanni, sei un fiume in piena. Allora, intanto, quello che mi ha portato sino a oggi, a 50 anni, è stato l'amore con l'arte. L'ho fatto sempre con passione. Ho messo sempre qualcosa di nuovo, le novità ci sono state, ogni anno abbiamo portato delle novità. Quest'anno abbiamo fatto un bellissimo volume, abbiamo fatto l'annuro filatelico, abbiamo tante cose abbiamo fatto. Avere 500 opere, una mostra di queste, quindi penso che lo può dire esattamente, perché io penso che questa iniziativa nell'Italia meridionale non esiste.
esiste qui, sia qui a Mottola, da 50 anni che non è stata mai interrotta, 50 anni di successo, e questa sera voi avete visto c'è tantissima gente alla premiazione. Ecco, si parlava anche col sindaco durante la premiazione, tu hai detto voglio chiudere come i campioni, voglio lasciare di me un buon ricordo, e quindi hai tra virgolette minacciato, dico simpaticamente, che questa sarà l'ultimo anno, questo è stato l'ultimo anno di mostra. Ma io, Giovanni, conoscendo la tua capacità, la tua tenacia, la tua cultura, il tuo amore verso Mottola, io dico che forse l'anno prossimo ci sarà una nuova formula, un qualcosa di diverso, ma Giovanni Rogante non lascerà il campo, anche perché saremo noi tutti a costringerlo a ritornare. Io ti ringrazio di queste belle parole. Non lo so, il prossimo anno si vedrà che cosa faremo, però per il momento chiudiamo un'epoca, 50 anni, ci ritiriamo, come dicevo prima, da campione. Il prossimo anno vedremo di fare qualcosa sempre in arte, però diciamo una cosa diversa, ecco tutto. D'altronde è bello evolversi, e poi la cosa più importante è che Giovanni Rogante sia sempre qui, poi la possiamo chiamare 50esima, 51esima, prima, però ecco, è un pensiero ai più giovani, abbiamo visto anche artisti giovani, questa manifestazione è anche un monito, uno sprone ai giovani, rivolto ai giovani, per non mollare, per affermarsi con le proprie capacità sul territorio. Avere l'amore per l'arte, avere l'amore per la musica, avere l'amore per tutto ciò che interessa la vita, la creatività. Lo diceva un grande statista, l'arte è la punta di diamante di un popolo verso la grandezza. Quindi quando un artista, qua abbiamo tanti artisti, creano un'opera, è la cosa più bella. Loro parlano con i quadri. Noi abbiamo avuto grandi artisti, ce l'abbiamo ancora questa sera. È la 500 opere e 300 artisti, e molte opere che sono state esposte e già vendute. Venduti, un successo. Successo abbiamo avuto anche dal punto di vista delle vendite. Devo dire veramente grazie a chi ha comprato i quadri, che hanno portato delle opere a casa, e devo dire, sono felice per gli artisti che hanno venduto, perché anche loro hanno bisogno di vendere, perché se si vende vuol dire che l'opera, l'arte va avanti. Sindaco Pinto, la sua amministrazione ha puntato e punta molto sulla cultura. Lei ha sottolineato nel suo intervento il fatto che non aspetta che siano gli organizzatori a rivolgersi all'amministrazione, ma è l'amministrazione stessa che si fa promotrice di iniziative in tale direzione. Si conclude quest'oggi la 50esima rassegna internazionale di pittura città di Mottola. Un suo giudizio finale. Il giudizio rimane estremamente positivo, come sempre, per il numero di artisti che qui giungono, 500 opere che sono state qui esposte. Quindi diciamo una grande capacità di trasmettere la cultura a livello regionale, a livello nazionale, e avere per noi come città di Mottola un ritorno importante nell'avere tanti artisti che qui in questi 15 giorni hanno presentato le loro opere. Certamente si tratta di manifestazioni importanti, l'amministrazione va incontro a questi eventi organizzativi, con la cultura contiamo di combattere quelle che sono le avversità mondiali, come dice il nostro Presidente del Consiglio, la cultura contro la violenza, la cultura contro le forme di dittatura. Sembrerà strano, ma oggi è proprio così. Noi quindi vorremmo che la cultura sia ancora presente con queste manifestazioni come tante altre. Certamente questi organizzatori vivono una situazione oppressiva per quanto riguarda le situazioni economiche, le spese, i modelli organizzativi che oggi sono molto cambiati e particolarmente costose. Su questo dobbiamo effettivamente noi riproporci anche come amministrazione nel voler capire quali possono essere le nuove linee affinché queste manifestazioni possano, dopo 50 anni, rivedersi e riproporsi. È un lavoro importante, lo faremo. Quindi l'impegno per il prossimo anno di questi tempi, il periodo di Natale,
un qualcosa magari di diverso, ma sempre ancorato alla cultura. Ancorato alla cultura, in questo caso degli artisti e della pittura, sicuramente sì. Vedremo qual è la linea migliore per poterla realizzare, ma sicuramente sì, vogliamo esserci, non vogliamo disperdere questo grande patrimonio. Anna Maria Notari Stefano, assessore alla cultura del comune di Mottola. Beh, questa mostra è stata certamente la perla della cultura mottolese. Esatto, la perla lo è stato per quest'anno e lo è stata negli ultimi 50 anni. Manifestazione di alto valore culturale che ha dato e che dà lustro al nostro paese. Unica manifestazione che si occupa di Sud Italia. Nel Sud Italia si è una mostra anche internazionale, quindi aperta anche ad artisti stranieri, tant'è che questa mostra l'organizzatore si è addirittura spostato in Grecia, sono state fatte manifestazioni in Grecia, quindi è una manifestazione, un evento che porta alto il nome di Mottola anche all'estero. Eccoci in compagnia di Antonio Carriero, un collezionista il quale ha voluto omaggiare Giovanni Rogante per questa 50ª rassegna attraverso appunto la realizzazione di questa cartolina che ho appunto tra le mani, una cartolina che racchiude un po' la storia a tappe ovviamente della rassegna. Consideriamo appunto, vedete, la prima copertina e la 50ª, passando poi per altre. Un modo per voler ripercorrere la storia. Praticamente ho voluto omaggiare Giovanni con le locandine delle manifestazioni precedenti. Su queste locandine sono raffigurate scorci della città di Mottola, tipo il comune, la chiesa madre, la masseria di Casarrotto con una locandina di Giovanni della 30ª e ovviamente l'ultima, la 50ª edizione, non poteva non mancare. È stato un atto di affetto e di stima, perché Giovanni ha premiato e premia tanti artisti, dice lei, è giusto che ora venga premiato lui. Esattamente, io con questo gesto ho voluto premiare tutto quello che Giovanni ha dato all'arte e alla città di Mottola, anche a me stesso, perché sin da piccolo ho sempre visitato le sue mostre e in me ha creato anche la passione per il francobollo e la filatelia. È un evento chiaramente legato al Natale, non ci può essere Natale senza Giovanni Rogante e senza la rassegna internazionale di pittura Città di Mottola. Non si sa cosa accadrà l'anno prossimo, certo però mi sembra un fatto che qualche grosso evento culturale legato all'arte ci sarà sempre. Sicuramente sì, ci saranno delle chicche, perché con Giovanni ci sono sempre delle chicche fatte bene e questa è la dimostrazione. Mottola è una realtà variegata e a questa mostra non partecipano solo gli artisti, non si danno da fare solo gli organizzatori, ma c'è un po' tutto il paese che è attento, è sensibile a certe iniziative. Siamo infatti in compagnia dell'ispettore capo dell'ANU, della Vigilanza Venatoria, Lorenzo Cristofalo. Questa sua partecipazione è significativa proprio a dimostrazione del fatto che questa mostra fa parte del tessuto culturale e storico di Mottola. Noi siamo un'associazione unita e lavoratori, cioè ci interessiamo del territorio di Mottola e siamo contenti di quello di lavoro che facciamo, non ci paga nessuno. Siamo veramente volontariati, fatta bene. Io faccio il volontariato dal 75 ad oggi, ancora continuo a farlo perché ci tengo tanto per il territorio di Mottola e per la Selvaggina. Che ne dice di questa mostra? Bellissimo, siamo stati sempre attenti, invitati a partecipare per l'ordine pubblico, è magnifico. Anzi, io lo chiamo dottor Rogante Giovanni. Ad onore. Ad onore. Eccoci ora con l'onorevole Paolo Rubino, già sindaco di Palagianello. Alcuni anni fa portò questa mostra, questa esposizione di quadri, questa rassegna in quella di Palagianello appunto. Nel suo intervento ha sottolineato l'importanza della cultura che questa mostra offre proprio per scongiurare determinate regressioni che di culturale hanno poco o nulla. Sì, io
sentivo il dovere di ringraziare Giovanni, perché nella vita dell'amministrazione ci sono tante cose che l'amministratore ricorda e tante cose che dimentica. Io non posso dimenticare l'occasione che ci ha offerto Giovanni nel 2003 con la prima mostra, perché fece conoscere a decine di migliaia di persone il nostro comune e diede la possibilità a decine e decine di ragazzi, potenziali pittori, di esprimere le loro capacità. Far crescere le nuove leve. Oggi è ancora più importante, dicevo, perché viviamo in un'epoca nella quale la barbarie avanza, i rischi di regressione culturale sono enormi, ogni attività che produce cultura come questa è benvenuta e vanno aiutate e sostenute. E insieme a questi vanno aiutati e sostenuti tutti coloro i quali vogliono bene al proprio territorio. E Giovanni è uno che vuole bene al proprio territorio. Diciamo che i mottolesi sono fortunati ad avere Giovanni e ne beneficia l'intera collettività ionica in generale. Giovanni è una fortuna per i mottolesi ed è una risorsa per il territorio. Gianni Latronico, critico d'arte che ha curato un po' la qualità delle opere esposte. Beh, un giudizio conclusivo sulla rassegna. Il giudizio conclusivo consiste in questo, in una sfida che questi artisti stanno lanciando a chi dice che l'arte ormai è morta, compreso Vittorio Sgarbi, che s'affanna a dire che l'arte è morta. Che cosa è morta? Non è morta la vera arte, perché finché un uomo ci mette la sua anima dentro l'opera che crea, ci mette anche i moti del suo cuore, i globuli rossi che vivono e vegetano, non per nulla l'arte è l'unico valore che rimane nei secoli e quindi è immortale. Spendiamo qualche parola sull'autore della copertina, di questa copertina, che è appunto l'artista Cavallino di Noi Cattaro, che però, guarda caso, è l'autore delle ultime tre copertine. Allora, io sono innamorato dell'arte di Cavallino perché lui guarda il mondo con l'occhio del bambino. Quindi, la poetica del fanciullino. Bravo, la poetica del fanciullino di Pascoli, per cui lui guarda con occhi incantati il mondo e lo presenta alla sua maniera. Ecco, proprio in presa diretta, vedete la copertina, ecco, la vedete. Diamo un giudizio, esprimiamo, cosa vuole esprimere questa copertina? Per arrivare a questa copertina bisogna partire da questo, vedi? Metterlo in favore di telecamera. Cavallino ha tre modi di dipingere: un modo naif, un altro poi della scuola napoletana con cui ha fatto l'opera Capri e tutto ciò che riguarda la Campania, e poi adesso è arrivata al surreale con Cristo che, stanco di tutti i peccati che gli piovono addosso da tutte le parti del mondo, si ritira nel deserto, immerso nei suoi pensieri, e medita sulle sciagure umane e cosa può fare lui per risolverle. E c'è tanta intensità in questo quadro, c'è tanta passione, c'è il tormento di Cristo in quanto uomo che poi diventa salvatore dell'umanità intera. Tutto questo è riuscito Cavallino ad esprimere in questo quadro. E chiunque parla male di Cavallino parla male dell'arte. Ed eccoci con l'artista, il signor Cavallino di Noi Cattaro. Com'è nata questa passione? No, da piccolo, quando ero piccolo così, da me stesso. E poi ho cominciato un po' grande perché facevo un mestiere che non me lo permettevo di fare. Poi ho dipinto.
cos'altro? Che io ho dedicato alla poetica del fanciullino di Cavallino un'antologia di 150 pagine, abbinando le mie poesie visive, di cui ce n'è qualcuna qua, alle sue opere. Quindi per ogni opera sempre di... abbinata una lirica. Una lirica però di carattere visivo, perché hanno la forma della clessidra. Ok, bene così. Il dottor Donato Palantone, personal advisor di WIDIBA. WIDIBA ha voluto sostenere questa realtà culturale con i fatti, perché questa realtà appunto permette, consente la crescita del territorio. In questa ottica, in questa direzione, la sensibilità di WIDIBA. Sì, ho conosciuto Giovanni in occasione di un'altra manifestazione. E quindi mi è sembrato giusto, soprattutto a 50 anni dall'inizio di questo evento, aiutarlo a realizzare le nozze d'oro, e quindi è fondamentale poi, così come ho fatto stasera, poi premiare l'artista più giovane perché siano incentivati a continuare in questa direzione, e l'artista più anziano, che ho chiamato più saggio, perché devono continuare a aiutare i giovani a fare cultura. Le realtà economiche che sposano quelle culturali, un binomio vincente. Infatti, WIDIBA è una banca nata un anno fa, però proviene praticamente dalla banca più antica d'Italia, ma anche del mondo, che è il gruppo Montepaschi. Siamo all'avanguardia e, contrariamente a quello che si può pensare, siamo invece molto attenti al discorso culturale, quindi ecco perché siamo presenti in tutte queste manifestazioni dove c'è la cultura. E siamo sempre con WIDIBA, con il dottor Francesco Carriero, altro personal advisor. Beh, come diceva il suo collega, un momento di crescita per il territorio, e voi avete voluto immortalare questa con la vostra partecipazione questa 50ª edizione. Assolutamente, noi abbiamo voluto contribuire nel nostro piccolo a dare una crescita, insomma, culturale al nostro paese. Noi ci teniamo abbastanza e vogliamo, insomma, che altre manifestazioni di questo calibro siano portate avanti, soprattutto da noi giovani. È un momento, dicevamo, di crescita in una particolare situazione in cui tanti giovani purtroppo lasciano la terra natia. Beh, queste iniziative rafforzano la cultura, rafforzano le nostre radici e forse anche rafforzano la permanenza dei giovani sul territorio. È un auspicio. Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Anzi, vorrei proprio dire a tutti i giovani di non mollare mai, perché il futuro siamo noi. Se abbandoniamo la nostra terra non ci può essere futuro, insomma. E siamo con un'artista tarantina, Monica Angela Lezza, una veterana di questa mostra, perché ne ha fatte in precedenza, e ha voluto lanciare una giovane leva. Ecco, stiamo affrontando il discorso dei giovani che devono affermarsi sul territorio, e quindi in questo senso lei ha fatto da chioccia, per così dire. Sì, io sono molto positiva verso i giovani. Vorrei tanto che questi giovani si affacciassero di più alla pittura, all'arte, poi soprattutto questa mostra, è arrivata la 50ª rassegna pitturale internazionale pittura di Mottola, e io la feci la 42ª edizione, e ti devo dire che è stata per me un'esplosione. È vero, ho avuto premi a New York, a Nizza, a Spagna, da tutte le parti del mondo, e adesso sto lanciando dei piccoli artisti, però io credo molto in loro, sono veramente in gamba. E oggi questa ragazza viene da Lecce, spero, ecco, che arrivi subito. Ecco, alla luce della sua esperienza di tante rassegne che lei ha fatto appunto in campo internazionale, cosa ci dice proprio tecnicamente di questa mostra? Allora, tecnicamente ci sono artisti
che stanno ancora stanno costruendo, e artisti che io in passato ho visto che comunque erano oltre. Ci sono un misto di artisti, però questo è il bello: confrontarsi e crescere e dare quella poesia che magari a te trasmette un fato, a voi trasmette un altro fato, no? Il cuore. Bene, si conclude qui questa parte di Polifemo dedicata alla premiazione della 50ª Rassegna Internazionale di Pittura Città di Mottola. Tantissimi artisti, abbiamo sentito il profumo della cultura, ma non solo il profumo della cultura, l'impegno di tanta gente, dagli amministratori agli organizzatori, ai semplici cittadini, alle associazioni, che hanno fatto di tutto veramente, come d'altronde ogni anno, affinché la manifestazione avesse, come ha avuto, una riuscita davvero perfetta, eccezionale. E il mio pensiero, il mio ringraziamento, il ringraziamento di tutta la collettività ionica e non solo, all'organizzatore Giovanni Rogante, un motore davvero instancabile. Sono certo del fatto che anche l'anno prossimo a Mottola ci saranno eventi culturali. Ma torniamo al cronoprogramma di Polifemo, ora una serie di sportelli del cittadino relativi appunto a una zona particolare di Taranto, la zona del Pizzone, e poi alla fine degli stessi il nostro momento musicale, quello appunto degli specchi riflessi.